Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale della Procura della Repubblica di Napoli, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di otto soggetti, dei quali cinque già detenuti in istituto di pena. I soggetti sono gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata dall'uso delle armi e diverse estorsioni, con l'aggravante di aver commesso i reati per agevolare il gruppo camorristico clan lo russo e, segnatamente per conseguire il controllo criminale dei territori di Miano e sui territori limitrofi di Chiaiano, Piscinola, Marianella e Colleaminei. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Napoli-Vomero, condotte mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali e grazie alle dichiarazioni delle persone offese, hanno consentito l'individuazione dei responsabili di una violenta rapina e di due estorsioni consumate nel territorio di Miano in danno dei titolari di attività commerciali. I soggetti identificati sono tutti appartenenti al gruppo di Ngop Miano, fazione del clan Lorusso. Tra i destinatari del provvedimento anche Cifrone Luigi, Cifrone Gaetano, già detenuti proprio in esecuzione di un titolo cautelare eseguito a ottobre, con il quale si riconosceva ad entrambi, tra le ipotesi di reato, il ruolo di dirigenti ed organizzatori dell'organizzazione criminale NgoP Miano, per avere la gestione ed il controllo delle piazze di spaccio del territorio ed in particolare le piazze di Ascisce ed Eroina. Tra i destinatari dell'ordinanza anche Caldore Gennaro, detto Geni Cioccolato, di Fraia Stefano e Pandolfo Pasquale, già sottoposti a custodia cautelare per il sequestro di persona a scopo di estorsione, consumato lo stesso giorno della rapina di cui all'ordinanza oggi è seguito.